tanti tantissimi auguri a Enrico Gardella che festeggia i suoi primi 100 anni qui alla BG. Quali sono i ricordi più belli vissuti qui sui campi della BG? Ho fatto tante gare, ho vinto parecchie medaglie. Sono venuto, 14 anni venivo da qui. E del resto, non so cosa dire. Ma la passione per le bocce c'è sempre? Oh sì, fino a 92 anni non si può, ma ora la boccia la vedo, ma non la vedo. Fino a 92 anni? Eh sì, oh, fino a 92 anni non si può. Tanti regali le hanno fatto per il suo compleanno. Ma sempre facevo ben tutti che abbiamo 500 soci, tanto. Ma non ho mai scelto una parola. E mi non ho mai letto la conoscenza. Sempre si può e non ho mai letto la conoscenza. Qual è l'augurio più grande che invece lei fa alla BG, alla sua società? E mi auguro che paga avanti, perché mi paga un sacco di tempo, se perde. La BG è sempre in festa, Presidente De Marchi. Prima i suoi 100 anni e poi 100 anni invece di un socio storico, Enrico Gardella, festeggiati proprio qui oggi. Occasioni veramente che meritano sempre di essere sottolineate. E la nostra società, al di là dei suoi 100 anni di gloriosa esistenza, oggi ha un grande valore in più, perché ha un socio centenario che per noi è veramente un motivo di legittimo orgoglio far parte di una società neocentenaria con un socio centenario. Siamo veramente felici, abbiamo raggiunto il massimo della gloria. Gardella sicuramente serba tantissimi ricordi di questa società, un amore per le bocce che dura ancora adesso, visto che ha giocato sino all'età di 92 anni e adesso che non gioca più continua però a frequentare la sede. Gardella è stato un ottimo giocatore di bocce. E lui veniva qui a giocare quando il gioco delle bocce non era ancora regolamentato. E allora si diceva che si giocava nel libero. Il libero voleva dire che non c'erano limiti al campo di gioco. Questo era il primordiale gioco delle bocce, che era appassionante come lo può essere adesso che è così ben regolamentato. Gardella è stato un bocciatore e quando è passato alla petanca ha continuato a giocare. Ho un bellissimo ricordo, ha fatto una gara con mia moglie che purtroppo non c'è più, hanno vinto la gara perché Gardella ha colpito tutte le bocciate che ha tirato. I 100 anni invece dell'ABG festeggiati l'anno scorso, quali sono gli obiettivi che vi siete posti nel proseguire questa gloriosa storia? E noi, come ha detto il Presidente del Consiglio Comunale, l'Avvocato Guerrello, quando abbiamo fatto l'inaugurazione, diciamo la celebrazione dei 100 anni, e ha detto testualmente, io ricordo benissimo, che i dirigenti dell'ABG quando inaugurano qualcosa di nuovo e arrivano le autorità per festeggiare, già propongono qualche altra cosa, altri progetti futuri che poi regolarmente vengono realizzati. Ora, in questo momento, abbiamo un progetto, quello di realizzare la copertura del campo di calcetto, che è multiuso, calcetto e tennis, per far sì che si possa fare l'attività anche nelle stagioni piovose o troppo fredde. Questo è il nuovo progetto che metteremo, penso potremo realizzarlo, speriamo di poterlo realizzare entro l'autunno.